Buongiorno, buona Pasqua. Ho chiesto su Instagram se dovevo fare il vlog di Pasqua nei sondaggi. Hanno vinto i sì contro i no. Anzi, mi sa che ci sono stati proprio zero no, grazie. Quindi faccio il vlog oggi. Facciamo un sacco di cose fighe, ma non vi spoilero. E andiamo a fare colazione, che non vi spoilero neanche quella. Vi dico solo se vi va, mettete like al video, iscrivetevi al canale e lasciate un commentino. Ovviamente colazione con la pastiera. Perfetto, after breakfast andiamo a dipingere le uova di Pasqua, perché mia madre è un'artista, ve l'ho detto, ha la pagina Instagram, Tendenza Creations, è un sacco brava, e fa anche ciondoli con la resina, e un sacco di roba. Ora abbiamo mandato a prendere le uova di Pasqua di plastica da dipingere. Ogni tanto faccio qualcosa pure io così a tempo perso, ma come vedrete prontamente, lesto e presto, proprio sono negata. Niente, raga, il signore o chi per lui ha detto: ti ho fatto più o meno saper cantare, basta a disegnare, sei una pippa, e a fare qualsiasi altra cosa di artistico, sei una pippa, sarà così per sempre, rassegnati. E questo è l'uovo emoji. Che pensa? L'ho fatto per il mio ragazzo, a cui piace tanto l'emoji che pensa. E non è super preciso, super perfetto, perché come ho detto non so disegnare, ciao. Però, dai, un po' ci prende su. Parte del gigantesco pranzo. C'è una lasagna monumentale che però non vi posso far vedere perché è coperta da un canovaccio. Ve la farò vedere poi scoperta. Ecco la tavola. Le uova, ci abbiamo fatto un meraviglioso cestino. Ne sono anche abbastanza fiera. E il telefono suona per fare gli auguri. Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto per farmi gli auguri a proposito. Lasagna. L'uovo Kinder, io adoro il cioccolato Kinder. E cosa mai ci sarà dentro? Ma la cosa più bella è stata la sorpresa, e questo che vi faccio vedere ora è il video che ho mandato al mio ragazzo a cui piacciono un sacco i gatti. Cioè, guarda che ho trovato nell'uovo. Un gatto che suona e canta. È un ibrido tra me e te, tipo. Partita scopa, ne ha vinto mia madre, io sono arrivata seconda. Dopo pranzo, siccome noi non siamo mai stanchi di cucinare, ci mettiamo a fare il casatiello. Ci siamo rimessi a dipingere uova dopo la partita a carte, tanto il casatiello deve lievitare ore, quindi ha voglia. E sono soddisfattissima, felicissima, contentissima di aver fatto questo. L'uovo Pikachu! L'uovo Pikachu! Io adoro Pikachu, cioè tipo il mio Pokémon preferitissimo, avete visto nei vlog che avevo il peluche e tutto quanto, che l'avevo disegnato in lockdown, e quindi felice di aver fatto l'uovo Pikachu. Sì, 25 anni e non sentirne nemmeno la metà. Sì. Si è rotto un uovo nel forno, però è venuto bene. Guardiamo i soliti ignoti, a casa mia si guardano sempre i soliti ignoti, dopo cena o durante. Quale di questi mestieri, di queste idee? E poi Zoo, un amico da salvare, questo film che parla di ragazzini che vogliono salvare questo elefante da uno zoo, molto carino. Buongiorno! Oggi è il giorno di Pasquetta, scusate se ieri non ho filmato i saluti, li filmo oggi perché ero in camera con mia sorella, magari boh, le dava fastidio. E
E niente, vi volevo ricordare di ascoltare Versi di Fiato, la mia canzone, la lascerò sempre qui da qualche parte, e di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like, lasciare un commento se vi va. Buone feste ancora e baci a tutti.